Ho visto un coccodrillo per la prima volta quando avevo 3 anni, nello zoo della città in cui sono nato, in Polonia. Non ho provato paura, perché come quel bambino di cui parla Borges, io avevo già visto quello strano animale nel mondo anteriore degli archetipi. Era lì davanti a me, enorme ed immobile, ed io lo riconoscevo come qualcosa di familiare. O forse riuscivo a guardarlo senza terrore perché non ignoravo che lui era me, o meglio, che lui e me eravamo fatti d'una stessa essenza, la volontà. Se potessi chiudere gli occhi e per magia decidere all'istante cosa essere, io vorrei essere un coccodrillo. Le ho già detto il mio nome, no? Io mi chiamo Theophilus. Vabbè, adesso lei starà pensando, ma che diavolo di nome è? E tra 5 minuti se lo sarà già dimenticato. E me lo chiederà di nuovo per la terza volta. Comunque, mi chiami pure Teo, tanto mi chiamano tutti così. Le ho anche detto che faccio l'imbonitore per vivere. E lei ha storto il naso. Cosa crede? È un mestiere come un altro, Comunque... io ho accettato di incontrarla, ma non sono qui per parlare di me. Voglio parlarle di una persona molto, molto importante. Il suo nome è Kaspar Toporsky. Difficile per uno come me allontanarsi dalla realtà. Quando la confusione, il rumore del traffico, il frastuono tentano continuamente di strapparmi dalla mia fantasia. Io cerco di resistere e quando non ci riesco aziono la mia cinepresa. Il ronzio rassicurante del trascinamento mi culla. Mi riporta in quel mondo che veramente mi appartiene. Ho solo ricordi confusi della Polonia e della piccola città in cui sono nato. A volte mi chiedo se sono veramente qui, oppure se sono sprofondato nel mio letto a combattere con le mie solite fantasticherie. Tutti mi dicono che ho la testa perennemente tra le nuvole, ma io non credo sia una brutta cosa. E poi, a chi non piace fantasticare, inventare luoghi, sognare strambi incontri? Ho sempre disegnato, fin da quando ero bambino, anche se da piccolo volevo fare il becchino. Non ho mai capito bene come fare, e nessuno mi ha mai incoraggiato,
Così, alla fine, ho deciso di fare il filmmaker. Comunque credo sia naturale. Ad un certo punto le immagini che disegno si ribellano e vogliono muoversi. Il personaggio su un foglio vuole parlare con quello del foglio vicino. E così nascono le storie. La macchina da presa per me è come una sorta di matita che mi permette di manipolare la realtà per inventarne una completamente mia. Io penso che il mondo dei registi si divida tra quelli che sanno disegnare e quelli che non sanno disegnare. Un filmmaker che oltre ad un mondo su pellicola possiede anche un mondo su carta ha senza dubbio una marcia in più. In einem Brief an deinen Brüder, der auf dem Jahren. Io le chiamerò botteghe di cannella, dal colore delle brune boiserie che le rivestono. Quelle botteghe fiocamente illuminate, scure e solenni, con gli interni odorosi di vernici, lacca, incenso, aromi di terre lontane e merci rare. Ci si potevano trovare bengala, scatole magiche, francobolli di paesi scomparsi. Le calcomanie cinesi, colofonie di Malabar, uova di insetti esotici, di pappagallo, di tucano, salamandre vive e basilischi, radici di mandragora, giocattoli meccanici di Norimberga, omuncoli in vaso, ma soprattutto libri rari e curiosi, vecchi in foglio pieni di incisioni straordinarie e di storie sorprendenti. Questa bottega sembra uscita dritta da quel libro. Quando ero piccolo mio padre mi ci portava sempre e non avrei mai immaginato che un giorno ci avrei lavorato. È un luogo che mi fa sentire a mio agio e mi aiuta a farmi venire nuove idee per i miei film, per le mie storie e i miei disegni. Il mio lavoro con le immagini è accomunabile concettualmente alle Wunderkammer, le camere delle meraviglie. Ho sempre collezionato oggetti, raccolto animali, teschi, cose che destano in me stupore e meraviglia, per conservarle ed esibirle in un mio personale museo del mondo. In fondo, poi, credo che anche il cinema sia esattamente questo, una camera delle meraviglie. Ed è peculiare che la macchina da presa venga spesso chiamata camera. Così mi fa perdere il filo del discorso. Non mi interrompa, la prego.
mi ha chiesto di raccontare e allora mi ascolti, per cortesia. Amici? Certo che Caspar aveva degli amici. E quindi? Non farai più quel film in animazione di cui mi avevi parlato? In realtà vorrei realizzare un film su me stesso. Un film nel quale metterò disegni e anche animazioni. Una sorta di diario filmato. È presente quei libri pieni di schizzi, appunti e fotografie che si fanno per organizzare le idee? Io ci metterò dentro tutte le mie ossessioni. I miei riferimenti visivi e letterari. Piuttosto, il tuo esperimento a che punto è? Ci siamo quasi. Venerdì notte si completeranno i 40 giorni. Allora potresti finalmente dirmi di cosa si tratta. Ogni cosa a suo tempo, Caspar Bello. Al completamento del tempo previsto vedrai con i tuoi occhi. E t'assicuro che finalmente vedrai con occhi diversi le mie teorie. Schultz in realtà non si chiama Schultz. È che è talmente fissato con le opere dello scrittore polacco che alla fine un giorno per gioco ho cominciato a chiamarlo Schultz. E da allora quello è diventato il suo nome. E Schultz conosce a memoria tutti gli scritti di Schultz. Dice di conoscere anche quelli perduti e che non sono mai stati pubblicati. Si è autoconvinto di farne parte, di essere uno dei personaggi principali. Dice di essere nato a Drohobyx. E che morirà ucciso da un colpo di pistola. È anche convinto che una cometa stia per distruggere il nostro pianeta, proprio come avviene nel sanatorio all'insegna della Clessidra. La cometa è la prossima fine del mondo. Nei giornali illustrati ci sono disegni giganteschi della catastrofe. Sembra una farsa da circo, con cappelli e borse che volano in aria, gente con i capelli drizzati in testa, ombrelli che si aprono da soli. È che è così convincente che a volte mi inquieta. E mi sino a dei dubbi. Il trattato dei manichini del vecchio Jacob è diventato la sua ossessione. Demiurgo non ebbe il monopolio della creazione. La creazione è privilegio di ogni spirito. La materia è come la donna, lascivamente arrendevole, malleabile, misteriosa. La materia è priva di iniziativa propria, ma docile ad ogni impulso. È un territorio fuori legge, aperto a ciarlatanerie, dilettantismi. È il regno di ogni abuso.
La materia è l'entità più indifesa dell'intero cosmo. Tutte le organizzazioni della materia sono fragili, instabili, facili alla regressione, al dissolvimento. Nulla c'è di male nel ridurre la vita ad altre nuove forme. L'assassinio non è peccato. A volte è una violenza necessaria nei riguardi di forme di esistenza refrattaria, mummificate, paralizzate, di forme che hanno cessato di essere interessanti. Io e Alex ci siamo conosciuti qualche anno fa al Cartesius Institute, dove frequentavamo il corso di cinematografia scientifica. Alex è ossessionata dalla morte, dalla decomposizione, dallo scorrere inesorabile del tempo e dalla caducità della vita. Alex pensa che la fotografia ed il cinema siano un modo, seppur effimero, per vincerla. Fermare degli istanti di realtà catturando le immagini significa congelarli per sempre. L'occhio umano è l'apparecchio fotografico più perfetto che ci sia. E nell'Ottocento, parallelamente allo sviluppo delle tecniche fotografiche, si comincia a pensare che l'occhio potesse catturare l'ultima immagine vista prima della morte. Lo sosteneva Wilhelm Kühne, che nel 1863 cercò di dimostrare che la retina, immersa in una soluzione dal lume, potesse conservare le immagini viste prima o dopo la morte, grazie a un pigmento chiamato rodopsina. La sua tecnica venne chiamata optografia, e l'immagine ottenuta, optogramma. Purtroppo i moderni studi hanno dimostrato che non sia possibile estrarre l'ultima immagine dall'occhio di un cadavere, perché il deperimento dei tessuti e del pigmento è immediato. E così la luce, che continua ad impressionare la retina, cancella letteralmente quanto registrato in precedenza. Fissare per sempre un'immagine su un supporto sensibile significa fermare il tempo, strappare un frammento di realtà alla morte. Certo, questo è un processo crudele perché pone sia il fotografo che il soggetto di fronte alla propria ineluttabile caducità. Chi non ha mai provato un brivido di fronte a una propria foto di quando era bambino? O nel ricordare una persona morta che sorride imprigionata nella carta? La morte. La morte è l'essenza stessa della fotografia. L'emulsione macabra che l'anima. Alex mi piace molto, ed insieme abbiamo passato dei momenti bellissimi. Credo che se solo avessimo il coraggio di dircelo, noi due staremmo insieme. Ma in fondo anche così è come se fossimo insieme, fidanzati, intendo. O quasi. Beh, non mi pare il caso di affrontare argomenti troppo delicati. Bertolt è un po' più grande di me. È anche lui un filmmaker. E lo scorso anno è riuscito a dirigere il suo primo film, che però è stato rovinato dai pesanti interventi imposti dalla produzione. La critica e il pubblico lo hanno distrutto.
Ma da bravo autore lui si è assunto le sue responsabilità. Poi però è rimasto bloccato. Non riesce più a scrivere nulla, a prendere contatti per fare nuovi film. Sai che stanotte ho fatto di nuovo quel sogno. Che sogno? Ho sognato di essere disteso su un tavolo all'obitorio. E che ci facevi? Ero morto. Anzi, in realtà no, perché alzavo la testa e riuscivo a guardarmi intorno. Però ero nudo, con il ventre spalancato e tutto l'interiore in bella vista. Un bel sogno, insomma. E c'era una specie di patologo che mi stava facendo un'autopsia. Io alzavo la testa per vedere quello che mi stava facendo, con le mani immerse nel mio addome. E lui se ne accorgeva e mentre frugava, tagliava, strappava, mi parlava. Che ti diceva? Mi diceva che sono un povero illuso, che il cinema è morto. Che in realtà è nato morto perché non si è mai evoluto, che in più di un secolo è rimasto tale quale. Una cosa alla stregua di un libro illustrato, niente di più. Mica come la pittura. Poi mi accusava di essere prigioniero della struttura narrativa della storia. Che la colpa della decomposizione del linguaggio filmico è mia e di quelli come me che si fanno infinocchiare dalla trama. E quindi sbudellava me, ma ce l'aveva anche con te, Bertolt. Cazzo c'entro io? Il sogno era tuo. Intanto frugava nel mio intestino, tirava fuori spezzoni di pellicola che alzava e guardava in controluce. Prima di gettarli via disgustato. E poi? E poi mi guardava fisso negli occhi, con quel suo sguardo freddo, severo, spietato. Quel suo sguardo dall'alto verso il basso. E io allora lo riconoscevo. E cazzo, come avevo fatto a non riconoscerlo prima, con quella cravatta a righe? E chi era? Peter Greenaway. Allora poteva andarti molto peggio. Cioè? Ti poteva farcire di libri sulla Rivoluzione Francese? A volte penso che la realtà sia fatta a strati e che si possa passare da uno strato all'altro a nostro piacimento. Forse potrei vagare in un livello parallelo di realtà, al quale non ho mai posto attenzione, incontrare persone che mai avevo degnato di un solo sguardo. Vorrei prendere la mia cinepresa, carta, matite, mettere tutto nella mia bisaccia e fare un film di viaggio per far conoscere a tutti gli abitatori dello strato inferiore. Ma tu sei proprio sicuro di sapere a quale livello appartieni? E se fossi proprio tu uno di quelli? Ma che dici? Io sono qui a parlare con te. No, non darei mai nulla per scontato. Potresti essere come Alice ed essere già nel tuo paese delle meraviglie, no? Ma falla finita, Elix. Certe fortune capitano sempre agli altri. E poi chi saresti tu? Il coniglio bianco o il cappellaio matto? La regina di cuori. Sai che la tua testa mozzata starebbe proprio bene nelle mie fotografie? Tagliateli la testa. Io ammiro coloro che attraverso la fotografia sono riusciti a trasformare la morte in arte. Come André Serrano e Patrick Pudens. Il loro occhio è quello di un patologo. E il loro apparecchio fotografico è uno strumento morboso per immortalare la spiazzante bellezza della carne lacerata. Degli umori, dei tessuti in decomposizione. Per conservare le smorfie di sorpresa di fronte a una morte violenta ed improvvisa. O di fronte a una morte lenta, sofferta e attesa. O ancora, di serenità dell'ineluttabile. Wayne Martin Belger e i suoi apparecchi stetoscopici, ovvero senza obiettivo, è dotati di un foro che fa passare direttamente la luce, impressionando il supporto sensibile con un tempo di esposizione di circa 2 ore.
Belger costruisce da sé i suoi apparecchi fotografici e per catturare l'essenza profonda del soggetto immortalato ne utilizza delle parti nella costruzione del marchingegno. Per esempio, una macchina che contiene il cuore di un bambino per fotografare una donna incinta. O una che utilizza i filtri emulsionati con il sangue infetto dei malati d'HIV da ritrarre. O addirittura una fotocamera ricavata dal teschio di una bambina, con il foro stetoscopico all'altezza del terzo occhio. Un giorno... sì, un giorno anch'io troverò il modo di fermare il tempo con le immagini in maniera del tutto intima e personale. Forse riuscirò a trovare il modo di trasformare me stessa in un apparecchio fotografico. E l'ultima immagine che rimarrà impressa sulla mia retina sarà quella che mi permetterà di sopravvivere alla morte e alla decomposizione. Allora, sei pronto, Caspar Bello? Direi proprio di sì. Sono settimane che aspetto. 40 giorni. Tra pochi minuti saremo allo scoccare esatto del 40° giorno. E stasera c'è la luna piena. La condizione ideale per il pieno successo d'ogni creazione. Ho creato, Caspar. Finalmente l'ho creato. Ma cosa, Schulz? Dai! Guarda tu stesso. Oh, porca puttana. Questa è la cosa più incredibilissima che abbia mai visto. Com'è possibile? Come? È la semplice dimostrazione che la materia possiede fecondità, forza vitale e al tempo stesso un seducente potere di tentazione che ci spinge a creare. Nella materia sono già abbozzate le forme in attesa del soffio vivificatore, di quello spirito creatore che la porterà alla vita, sì, lo so. Lo so, me lo hai ripetuto centinaia di volte, ma questo è stupefacente. Pensi che forse potrei farlo anch'io? Perché no? Credo di sì. Soltanto ricorda che è una cosa di grande responsabilità e soprattutto che una volta iniziato il processo non si torna indietro.
materia morta. La morte è solamente un'apparenza, dove si nascondono nuove forme di vita, forme infinite, sorprendenti, inesauribili. Il Demiurgo era in possesso di importanti e curiose formule creative, e con esse creò una moltitudine di forme in grado di rinnovarsi da sole. Ignoro se tali formule possano essere mai ricostruite, ma non è necessario, perché se anche quei metodi si dimostrassero inaccessibili, rimarrebbero attuabili certi metodi illegali, un'infinità di metodi eretici e criminali. Troppo a lungo abbiamo subito l'incubo dell'irraggiungibile perfezione del Demiurgo. Vorrei chiederti una cosa, Helix. Cosa? Vedi, è che... Allora? No, volevo chiederti se... Vedi, insomma, volevo chiederti... Potresti darmi un po' del tuo sangue? Capito bene. Ma per farne cosa poi? È un piccolo esperimento. Sai, una cosa che ha fatto anche Schulz. Poi ti spiego bene. Beh, se l'ha fatta anche Schulz. Certo che sei proprio tutto scemo, Kaspar Tavorsky. È Dio che per un attimo avevo pensato che mi volessi portare fuori a cena. Ho deciso di tentare anch'io l'esperimento di Schulz. Per perfezionare il suo trattato dei manichini, lui ha cominciato ad indagare sulla generazione spontanea. Ed è venuto a conoscenza di un procedimento molto antico, sembra messo a punto da Paracelso, che consente di far venire al mondo esseri umani senza il bisogno alcuno di genitori naturali. E tali esseri possono nascere senza essere sviluppati e partoriti da un organismo femminile e vengono chiamati omuncoli. Ho letto di un tal conte di Knechtstein che nel 1775 fabbricò 10 omunculus in vaso che chiamò spiriti profetici. Ogni omuncolo aveva fattezze ben precise, perché sembra che il creatore possa conferire il carattere e l'aspetto voluto alla creatura da lui generata. Alcuni di questi esseri morirono accidentalmente dopo molti anni, e di quelli sopravvissuti non si ebbero più notizie, anche se sembra che il conte se ne sbarazzò, non si sa bene in quale maniera, durante una violenta crisi di coscienza. Io preferisco questa col tubo lungo e il filtro per il gas mostarda. No, a me piace parecchio anche questa. Sembra un moscone schifoso. Mi sa che dovevi prendere anche quella con quell'espressione pervertita. Forse non era contro i gas quella. Che dici? Che serve allora? Non l'hai vista la chiusura lampo sulla bocca e la cresta di aghi? Comunque non ci devo andare a fare acquisti con te, ho speso un botto. No, dai. Quello del negozietto ti ha fatto un buon prezzo alla fine. E poi staranno benissimo nelle tue fotografie. Un tocco di macabro bellico, la paura della guerra chimica, lo spettro dei gas. Ma mi hanno notato che la mostarda ha lo stesso odore del gas mostarda? Dici? Sì, prova. Vabbè, la mia la paghi tu. Ok. Anche se in realtà l'ho pagata col sangue. Mi ha fatto pure male, guarda. Ah, scusa. Ma insomma, mi vuoi dire cosa stai combinando? La Helix, te l'ho detta. Un piccolo esperimento, una cosa che voglio mettere nel mio film. Già,
E a questo punto Caspar si era procurato la parte femminile, ovvero il sangue di Helix. Quella maschile era la sua. Non aveva problemi a procacciarsi del seme umano. Su questo lascio lavorare la sua sicuramente fervida immaginazione. Ora però doveva procurarsi una pianta di mandragola per poter opportunamente magnetizzare le parti maschili e femminili e dar luogo alla fecondazione. Allora ti hanno chiamato. Ma che? Maledetti. Prima ti fanno lavorare per anni senza il becco di un quattrino, poi ti lasciano là a sperare e poi spariscono. Per andare a fare la stessa cosa con un altro sventurato regista. Dai, Bertolt, tocca tenere duro, lo sai. Poi non chiamano mai. Se provi tu a fare una telefonata, ti dicono di aspettare qualche festival che si svolgerà tra un sacco di mesi. Perché loro hanno impegni importanti, eh? Loro li pagano per andare in giro a vedere i cazzo di film. Che cazzo gli costa farti una telefonata? Già. Una stronzissima, fottutissima telefonata. Così, tanto per dirti che non si sono dimenticati di te. Vabbè, tanto che differenza farebbe. La tua borsa si muove? Ah, sì, lo so. Non possiamo andare avanti così. Dai, almeno tu un film l'hai fatto. Sì. E guarda com'è andata a finire. Alla fine, con tutte le intrusioni, le imposizioni, con tutti gli interventi per il bene del film, come dicono loro, guarda che bella merdata che mi hanno fatto fare. Ormai è andata, Bertolt. T'è capitato il peggio. Dai, vedrai che la prossima volta andrà sicuramente meglio.
Arrivarci. Alla prossima volta. Ora come ora non riesco neanche a staccarmi da questo set. È come se fossi già morto e il mio spirito si aggirasse per i luoghi che lo hanno fatto soffrire. Il seme umano, dopo essere stato contaminato dalla radice di mandragola ed essere stato unito al componente femminile, deve essere appropriatamente magnetizzato attraverso un antico rituale alchimico. E io credo che non riprenderò tale rituale, perché non mi sembra giusto rivelare e diffondere segreti così delicati. E poi perché mi sento un povero coglione. Ora il tutto deve essere racchiuso in un vaso di vetro ricolmo di liquido amniotico. Non chiedetemi dove me lo sono procurato, ma sappiate solamente che non è stato facile. Il vaso deve essere sigillato ermeticamente e dovrebbe essere seppellito in letame di cavallo per essere tenuto al caldo per un periodo di 40 giorni. Io chiaramente userò delle lampade per rettili, mi sembra più igienico e soprattutto inodore. Ora non rimaneva che attendere 40 giorni. Così Caspar si dedicò al suo diario filmato, alle sue storie, ai suoi disegni. Sperimentò delle piccole animazioni per un film tratto da un racconto di Edward Grimm, un pronipote sconosciuto e morto in disgrazia dei più celebri fratelli Grimm. Thank you.
Ma in quel piccolo cinema dietro casa mia stasera proiettano ancora Il cielo sopra Berlino di Wim Wenders. Non mi stancherei mai di guardarlo. Quando penso ad un film che potrei rivedere centinaia di volte, quello è il primo e l'unico che mi viene in mente. È un virtuosismo di calligrafia cinematografica. La macchina da presa si muove agile come se fosse una matita nelle mani del migliore dei disegnatori. Viaggia leggera, attraversa i muri, vola, striscia. Segue le persone reali e gli esseri che non esistono. E poi le musiche del circo, le canzoni di Nick Cave, il testo di Peter Handke. Quando il bambino era bambino, se ne andava a braccia appese. Voleva che il ruscello fosse fiume, il fiume un torrente e questa pozza il mare. Quando il bambino era bambino, non sapeva ad essere bambino. Per lui tutto aveva un'anima e tutte le anime erano tutt'uno. Cazzo, che film. Cioè, è così che si dovrebbe fare il cinema. Proprio così. Senza vincoli, senza imposizioni. Inquadrando con la testa e con il cuore. E seguendo il proprio istinto, giusto o sbagliato che sia. Questo posto somiglia un po' alla Potsdamer Platz prima della caduta del muro, no? Sì. Laggiù dovrebbe esserci la biblioteca. Era dietro il tendone del circo Alekan con la roulotte di Marion. Guarda, Bertolt. Se mi sporgo in punta di piedi, riesco a vedere l'angelo della colonna della vittoria.
Non capisco bene quello che succede. Sono sicuro di una cosa, io non sto impazzendo. Semplicemente quello che io credo sia reale, altro non è che una proiezione della mia immaginazione. I miei amici esistono. Sono reali. Non sono una parte di me stesso e vivono e ragionano l'uno in funzione dell'altro, ma soprattutto in relazione a me stesso. Forse siamo la stessa persona. Ed ognuno di noi ha una raffigurazione reale di un carattere, di un'ossessione, di un aspetto singolare, di una personalità complessa. Ma che cazzo sto dicendo? Il tempo passava veloce e continuavano ad accadere cose strane, cose particolari, che insinuavano nei pensieri di Caspar il dubbio inquietante di non esistere, di essere lui stesso un personaggio immaginario, scaturito dalla sua stessa fantasia. E poi i 40 giorni passarono e in una tiepida notte di plenilunio, sul finire di settembre, così fu in quella tiepida notte di settembre che venni al mondo. I primi mesi Caspar mi nutrì con il proprio sangue, l'Arcanum Sanguinis Hominis, secondo l'antica ricetta. A me, a dir la verità, faceva proprio schifo. Roba da vampiri. Sono mica un vampiro. Dico bene. Nel giro di un paio di mesi crepi ed acquistai l'aspetto che vede ora. Sostituito da salsicce, crauti, patate e birra. E nei mesi successivi imparai a leggere, a scrivere e a far di conto. Imparai a memoria tutti i libri che aveva Caspar e mi feci insegnare e spiegare un sacco di cose da Helix, Schulz e Berto. Pinocchio aveva le gambe aggranchite e non sapeva muoversi. E Geppetto lo conduceva per mano per insegnargli a mettere un passo dietro l'altro. Quando le gambe gli si furono sgranchite, Pinocchio cominciò a camminare da sé e a correre per la stanza, finché, infilata la porta di casa, saltò nella strada e si dette a scappare.
in einem Brief an deinen Brüder, der auf dem Jahre beschreiben, bieten sein Schlafzimmer. Das Fenstergehör, da wacht ich orange, das Waschbecken blau, die Türen lila. Bitte links er mir in der Nacht. Was ist im Zimmer? Liegen die Drachen? Wenn es bringen in einen Zweige, sei es von dort das Graben oder so. Bertolt è morto più di un anno fa. Cristo santo, come ho fatto a dimenticarlo? A rimuovere tutto questo? Mi sono fatto carico di quello che è successo a lui, trasformandolo in un monito nei confronti di me stesso. Ho trasferito su di lui tutta la mia negatività, la paura di non riuscire, di essere criticato e giudicato per le mie idee, per quello che sono veramente. Per mesi ho parlato con un fantasma. Forse ho parlato da solo, facendomi domande e dandomi delle risposte che in realtà erano già dentro di me. L'immaginazione a volte gioca brutti scherzi. Forse è molto più sottile di quanto si possa pensare, il confine tra fantasia e follia. I miei pensieri, i personaggi che io stesso ho inventato, tentano continuamente di strapparmi dalla realtà. Devo resistere. Devo scacciare tutti i fantasmi che ho creato. Devo tenere separata la mia immaginazione dalla vita reale. Devo vivere come una persona normale, cercarmi un lavoro normale, trascorrere il mio tempo in maniera normale. È quello che mi dicono sempre tutti. Devo smetterla di vivere con la testa tra le nuvole. Ma perché poi? Cosa c'è di male nel vivere nella propria immaginazione, nei propri sogni? Penso di aver capito quello che mi sta accadendo. Sono anch'io un'invenzione della mia stessa immaginazione. Lo so, è difficile da credere e da capire, ma vi assicuro che è così. È esattamente così. Gli indizi non mi lasciano altra spiegazione. Thank you.
Ho deciso di interrompere qui il mio film, il mio libro d'appunti. Non è sicuramente finito. Tante altre cose potrei metterci. Ma come tutte le cose, anche questa deve avere una fine. E prima che io scompaia inghiottito nella mia stessa immaginazione, affiderò a Theophilus il mio film. In modo che rimanga una traccia reale e concreta di me stesso, delle mie idee, del mio lavoro di filmmaker. Che altro dire? Boh, non saprei proprio. I finali sono sempre la parte più difficile. Che succede, Alex? Non lo so. Dimmelo tu, cosa succede, Casper? Succede che a volte l'immaginazione supera la realtà. E che qualcuno può rimanerci imprigionato in mezzo. Io sono una di quelle persone, Alex. Come te, come Schulz e Bertolt. Noi siamo tuoi amici, Caspar. Lo so. Io ti voglio bene, Caspar. Anch'io ti voglio bene, Alex. Ora te ne andrai, vero? Perché dici questo? Farai quello che fanno tutti quelli che si rendono conto di avere degli amici immaginari. Ci ignorerai. Farai finta che non siamo mai esistiti. Cercherai di chiudere la tua fantasia per vivere la tua realtà come una persona normale. Io proverò a parlarti. E tu mi ignorerai. Io ci starò male. Finché un giorno la tua indifferenza mi farà scomparire per sempre. Io non sarò mai esistita. Sì, io me ne andrò. Hai ragione, me ne andrò per sempre. Ma asseconderò la mia fantasia e tu verrai con me. Io non ho mai pensato di abbandonarti, nemmeno per un attimo. Sarò io a vagare per sempre nel mondo della mia stessa immaginazione. A diventare uno dei miei personaggi immaginari. Ma così non sarà mai esistito. Nessuno saprà chi sei, cosa hai fatto. Nessuno conoscerà mai il tuo mondo, i tuoi schizzi, i tuoi disegni, i tuoi film. Questo non è vero, Alex. Sai, non ho ancora capito quanti livelli esistano. Sospetto siano infiniti. Però ho scoperto che esiste una sorta di legge transitiva tra i vari livelli. Così come una persona reale può creare cose immaginarie, una persona immaginaria può creare cose reali. Il mio film esiste, Alex. E dentro ci sei anche tu. I coccodrilli sono esseri fantastici e vivono in una dimensione tutta loro, dove se ne stanno fermi, apparentemente immobili e assorti nei loro pensieri di coccodrilli. Chissà cosa pensano i coccodrilli
forse a nulla, o forse a fantasie di coccodrilli. Fantasie così incredibili da riuscire a controllare piacimento lo scorrere del tempo e decidere esattamente quando esistere e quando morire. I coccodrilli c'erano prima di noi e sicuramente ci saranno ancora, quando noi non ci saremo più. Le assicuro che è vero, è tutto vero. Io ho 6 anni. In realtà quasi 7. Comunque, pensavo che le interessasse tutto questo. È stato lei a chiamare il numero di Kaspar Toporsky. È stato lei a chiamare. Sì, o meglio, la sua segretaria. Ma lei ha chiamato. Lo sa quanto sarebbe stato contento Kaspar di ricevere finalmente una sua telefonata. Com'è possibile che la segretaria abbia sbagliato numero? Com'è possibile sbagliare e fare un numero per un altro? Uno alza la cornetta, pensa, compone il numero e poi parla. È stato lei a darmi un appuntamento, a dirmi di venire qui. E ora lei mi dice che non le interessa niente di me, della mia storia e di Kaspar Toporsky. Lei non può farmi parlare per un'ora, farmi venire qui e poi dirmi che la mia è una storia totalmente idiota e che io dico, scusi, uso il suo stesso termine, una marea di stronzate e che la storia del mio essere nato vecchio è già stata vista 1 milione di volte. E almeno dia un'occhiata al film di Kaspar. È tutto vero, è tutto qui dentro. Lo guardi, almeno una volta. Non vuole proprio vederlo. Vabbè, se lei non ha niente in contrario, allora io me ne andrei. Vado. Vado. Comunque, è stato un piacere conoscerla e parlare con lei. Was ist
Was ist in Zimmer?